Buongiorno carissimi amici di Cantolopera del canale Escobar Tenore di YouTube. Io non mi sono dimenticato, vi sto dando solo del tempo. Il nostro viaggio continua. Oggi andiamo in un posto meraviglioso che si chiama Sanremo. Allora, Sanremo è un esempio di architettura elegantissima. In Italia conosciuto come Liberty. Allora, perché voglio fare un'incursione nel Liberty? Perché a Sanremo ci sono tre teatri: l'Ariston, che conosciamo tutti per il famoso Festival di Sanremo, il Teatro Centrale, che è un teatro piccolissimo in stile Liberty, molto bello, e poi c'è il teatro dentro al Casinò. In tutti questi tre teatri ho avuto il privilegio di cantare e per quello oggi vogliamo andare a Sanremo e fare un'incursione dentro a questo stile architettonico perché è veramente una città bellissima. Vi consiglio di visitarla se non siete mai andati. Allora, per iniziare il nostro viaggio andiamo in Corso degli Inglesi. È una delle strade residenziali più belle e più serene della città, lunga in tutto un paio di chilometri. Vi si affacciano molte ville Liberty o Art Nouveau, costruite fra l'Ottocento e il Novecento, abitate da ricchi stranieri, specialmente anglosassoni. Ancora oggi Corso degli Inglesi è sinonimo di architetture aristocratiche, circondate da giardini decorati con fiori e alberi da frutta. Oggi come un tempo la privacy qui è sacra, impossibile visitare le dimore all'interno poiché appartengono tutte a dei privati. Andiamo a guardare alcuni esempi di case molto note in città. Allora, Villa Bel Respiro è un edificio ottocentesco di stile neorinascimentale, sede dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura. Villa Vista Lieta all'inizio del secolo si chiamava Villa Agnese, dal nome della baronessa Agnese di Groppello, moglie del primo proprietario, l'inglese Dalrymple. Nel 1912 venne venduta al commerciante inglese Boyd, che la arricchì di numerose opere d'arte, tra cui una riproduzione della celebre Amore e Psiche di Antonio Canova. Nel 1931 Boyd la lasciò in eredità alla figlia Daisy, la quale 3 anni più tardi decise di regalarla al governo italiano, presieduto all'epoca da Benito Mussolini. Castello de Vachon non attirò le simpatie del D'Annunzio, che anzi la definì come una grossa villa di pessimo gusto. La villa Castello fu costruita nel 1905 su incarico del conte inglese di Mexborough, che, vissuto per 30 anni in India, si era convertito all'induismo. Da qui il nome Devashan, che in lingua indiana significa porta del paradiso. Villa Virginia è un esempio di architettura Liberty. Villa Fiorentina si ispira al Rinascimento fiorentino. Pietra a vista, sottotetto di legno e decorazioni in ferro battuto. Infine, il bivio per via Nuvoloni discende verso il Casinò fino ad incontrare un imponente edificio delle eleganti linee Art Nouveau, l'ex Hotel Savoy, uno dei grandi alberghi che hanno reso celebre Sanremo nel mondo. La sua fama è stata legata in epoca recente al suicidio del cantautore Luigi Tenco, che si sparò alla testa dopo essere stato bocciato dalla giuria dal Festival Canoro. Villa Nobel, in stile moresco, fu abitata dal 1890 al 1896
dallo scienziato svedese, che qui, poco prima di morire, progettò l'istituzione del famoso premio. La villa è oggi centro di iniziative culturali di rilevante prestigio. Ospita un museo permanente di cimeli nobeliani e una galleria di premi Nobel italiani. Il suo parco è ricco di secolari piante pregiate. Ancora più vasto è il parco della vicina Villa Ormond, interrotto attualmente dalla moderna strada. Davanti alla facciata laterale del casinò c'è la neogotica Villa Noseda, già proprietaria del barone tedesco Adolf Thiem, e Villa Angerer in stile Liberty, soggiorno dell'austriaco Leopold Angerer. Il giardino più lussureggiante e curioso di tutta Sanremo, invece, il Parco Marsaglia, già appartenuto ad una nota famiglia dell'alta borghesia sanremese. Nel suo interno si apre una cavea, l'Auditorium Franco Alfano, scenario di rara suggestione per gli spettacoli estivi della città. La pianta più caratteristica è sempre la palma, come quelle che la zarina Maria Alexandrovna donò in gran numero alla città per abbellire la passeggiata a lei poi dedicata. Nel giardino, lungo corso dell'imperatrice, possiamo anche trovare la statua della primavera di Vincenzo Pasquali, simbolo del mite clima di Sanremo, e il monumento a Garibaldi di Leonardo Bistolfi, capolavoro del Liberty. Ho voluto abbinare a Sanremo un'aria di un'operetta della Vedova Allegra di Franz Lehár. Perché? Perché l'operetta si addice molto a questo stile Liberty. È stata una delle opere che ho cantato in uno di questi teatri e allora ho voluto abbinare la celebre aria Come di rose un cespo, appunto della Vedova Allegra, che si trova nel secondo atto, un'aria con una difficoltà particolare per l'insistenza sul passaggio. Di quest'aria c'è una particolarità per chi conosce il repertorio latinoamericano: c'è la seconda parte dell'aria della quale è stata assolutamente copiata la canzone Maria Elena, oppure conosciuta come Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón, o sol de mi querer. La sentirete perfettamente nell'aria di Lehár. Quindi vi lascio a La Vedova Allegra nel Teatro Centrale di Sanremo con l'aria Come di rose un cespo. Viva un po'.